Intanto devo ringraziare l'AIEG e devo ringraziare anche la SAPAR, la SAPAR Servizi, perché hanno compreso che qualcosa stava cambiando. Ci sono ancora delle cose da aggiustare, dovremmo trovare, oliare i meccanismi in maniera migliore, ma certamente un percorso nuovo è iniziato. Con Paolo abbiamo portato un progetto, l'abbiamo fatto rinascere insieme, insieme a tutti quanti i membri del CDA della FE, insieme a tutta la SAPAR. Stiamo riportando davanti alle famiglie, davanti a tutti, un esempio di creatività, divertimento e sano amusement. Ora, il punto è che dalla parte opposta, cioè verso le istituzioni, ci troviamo davanti a dei muri che sono determinati, come ho detto già prima, da alcuni nostri errori, dalla mancanza di dei progetti specifici, dalla mancanza di chiarezza da nostra parte e ovviamente anche a una facile bersaglio creato proprio dalla necessità di strutturare dei progetti credibili e che potessero essere portati ad esempio in certi tavoli di contrattazione dove siamo stati ultimamente e dove abbiamo riscontrato invece principalmente una profonda ignoranza del settore, perché di questo parliamo, e questa è un'altra colpa nostra, cioè non siamo riusciti a spiegare bene qual è il nostro vero mondo. E secondo, abbiamo riscontrato una volontà, come dicevo prima, ahimè politica, di colpire dove è più facile affondare il coltello. E davanti a una mancanza nostra di strutture è facile, come si può dire, soccombere. Ed ecco perché stiamo iniziando un percorso nuovo, questa prima fiera insieme è un primo step. La ricerca che abbiamo commissionato, ricordiamo, a un ente autonomo, completamente indipendente, e così deve essere, come ho già detto altre volte, è un rischio per noi. Noi lo finanziamo, ma è un rischio perché noi siamo sicuri di no, ma potrebbe essere che come primo studio, sicuramente in Europa, vedremo adesso, stiamo verificando, probabilmente una delle prime analisi che farà l'università, ne parleranno meglio i referenti, è proprio quella di andare a analizzare se nel mondo ci sono altre ricerche su eventuali effetti della tipe redemption su futuri azzardopatici. Non li chiamiamo più ludopatici perché altrimenti mettiamo tutto insieme, il ludo viene da gioco ed è un'altra cosa, ahimè ormai il gioco è diventato gioco d'azzardo e questo è un altro errore semantico che ci portiamo ormai da tempo e che ci ha penalizzato. Quindi la ricerca e in più il disciplinare in collaborazione con Rina come ente terzo che porteremo avanti parallelamente sono i primi mattoni di un nuovo percorso che deve partire dai produttori, ai gestori e alle sale che sono quelle sottoposte ovviamente ai più forti attacchi perché è il front office, cioè quello che va a colpire e che fino adesso ha difeso strenuamente, devo dire strenuamente, di fronte anche a delle leggi assolutamente inusitate e che non hanno alcun senso, tipo la proibizione dei biliardini vicino agli istituti religiosi. Ma insomma, io non so quanto voi avete fatto d'infanzia, ma io ho giocato a biliardino nell'oratorio da quando avevo 6 anni. Adesso passo la parola al coordinatore. Ripeto, abbiamo fatto tanti errori, ma adesso dobbiamo cominciare a fare le cose fatte bene e i passi che stiamo portando avanti tutti insieme sono sulla strada giusta.